Tribunale delle Acque non considera lo studio sul pericolo crolli, ma accoglie perizia pro-centrale. Ladri a scuola, genitori pretendono maggiore sicurezza e vogliono un incontro con il comune. Rubano le moto da una concessionaria, i carabinieri le ritrovano in un boschetto. La lista Bassano per tutti elenca i problemi del San Bassiano, ma sbaglia mira e arriva la smentita. Manca ancora il numero legale in consiglio, ma il sindaco vuole votare a tutti i costi. Favero, il venetista armato, invita tutti a manifestare per la legittima difesa. Liti continui per i vicini di casa, troppo rumorosi, interviene il sindaco in prima persona. Nuova edizione di Bassano TG, buonasera a tutti voi telespettatori. In apertura il tema della centrale sulla Brenta. Ci sono novità e purtroppo non sono positive. Sentite il nostro primo servizio. Nuovo capitolo nella vicenda della tanto contestata centrale elettrica sul Brenta, quella che un privato vorrebbe costruire a pochi passi dal Ponte Vecchio. La sentenza del Tribunale delle Acque, che dovrà decidere se autorizzare o meno la realizzazione dell'opera che la città non vuole, rischia di slittare ulteriormente. Fissato inizialmente per lo scorso dicembre e posticipato al prossimo aprile, il verdetto dovrà ora tener conto di una nuova documentazione presentata dalla ditta Belfiore 90 presso la cancelleria del Tribunale, secondo la quale la realizzazione della centrale non minerebbe in alcun modo la staticità dei palazzi e del castello adiacenti, di fatto contraddicendo la perizia certificata presentata dal Comune e mai presa in considerazione in sede di conferenza dei servizi. Insomma, prendono in considerazione una perizia che favorisce di fatto il privato e non prendono in considerazione quella in cui si evidenziano tutte le possibili lacune e i rischi per la città di Bassano che lo stesso progetto comporta. Per quale motivo il tema della staticità è diventato oggi parte integrante del giudizio, se solo fino a qualche mese fa era stato escluso? Come mai non è stata data la stessa importanza allo studio sul rischio di crolli? Sono domande che si fanno ai cittadini preoccupati per il Ponte Vecchio. Temono che questioni da azzeccagarbugli mettano in pericolo un'area che, non dimentichiamolo, è tutelata dalla sovrintendenza. Ora aspettiamo una risposta, permettendoci di dire che chi deve decidere dovrebbe mettere sempre al primo posto l'interesse pubblico. Parliamo ora del furto alla scuola dell'infanzia 25 aprile. I genitori chiedono un incontro urgente con il comune. I genitori sono esasperati. È la sesta volta in poco più di un mese che qualcuno riesce ad entrare nottetempo alle scuole 25 aprile. L'ultima nella notte tra giovedì e venerdì della scorsa settimana, quando i malviventi hanno preso di mira la zona delle cucine. Oggi, alla presenza dei rappresentanti dei genitori, sono arrivati i tecnici comunali che, dopo un primo sopralluogo, hanno già provveduto a cambiare le serrature danneggiate e a sistemare gli infissi. Questo però non basta a rassicurare le famiglie dei tanti bambini che frequentano la scuola dell'infanzia. Come genitori siete preoccupati? Beh, la preoccupazione c'è, però dobbiamo dire un grazie agli insegnanti e anche ai collaboratori che si sono adoperati sin da subito per rimettere un po' l'ordine. Ovviamente però questo non basta. No, infatti abbiamo richiesto con la massima urgenza un incontro con l'assessore Mazzocchin. Cosa pensate di chiedergli? Beh, chiederemo senz'altro un impianto almeno d'allarme che possa mettere in sicurezza la scuola e quindi anche i nostri bambini. E non è riuscito il colpo da decine di migliaia di euro alla Gabrielli Moto di Rosà. Sentite. Ecco la decina di moto rubate nella notte tra domenica e lunedì dalla concessionaria Gabrielli di Rosà. I ladri hanno cercato di occultarle tra i rami e le sterpaglie di un boschetto lontano poco più di un chilometro dal luogo del colpo. A trovarle i carabinieri del comandante Adriano Castellari. Abbiamo attuato da subito un sistema di notevole impegno, un sistema di cinturazione e di ricerca degli autori del delitto, e questo con ogni probabilità ha scoraggiato gli autori, tanto che hanno abbandonato sia il mezzo utilizzato per lo sfondamento della vetrina, sia le moto oggetto di furto. Con molta probabilità i malviventi, vistisi braccati, hanno pensato di nascondere momentaneamente la refurtiva per poi tornare a recuperarla con un furgone diverso da quello utilizzato per il colpo e risultato rubato il 16 gennaio a Parma. Ma non è escluso neppure che l'idea di occultare le moto fosse già previsto dal piano. Non è da escludere, visto l'ingegnoso sistema di copertura utilizzato con ramaglie e sterpaglie all'interno di un boschetto in cui effettivamente è molto difficile che vada qualcuno a controllare. Avete sospetti su chi possa essere questa banda? Sicuramente adesso attiviamo le nostre indagini, come di consueto, indagini a tutto campo sui possibili autori del delitto.
Tra le ipotesi c'è quella che gli autori del colpo a Rosà possano essere gli stessi che nelle scorse settimane hanno preso di mira altre rivendite di moto nella Castellana. Quasi certamente le moto erano destinate al mercato estero. Parliamo ora dell'ospedale San Bassiano e delle accuse infondate di Bassano per Tutti. Ippoletto Boys, ovvero i rappresentanti della lista Bassano per Tutti, attaccano a testa bassa e puntano il dito contro i vertici del San Bassiano. Parlano di carenza di medici, della mancata sostituzione del primario di ortopedia, di macchinari e strumentazioni obsolete mai sostituite, di un reparto lungo degenza che non è mai stato aperto, di tagli delle risorse per formazione e prevenzione e del fatto che non siano state attivate le medicine di gruppo. Punto per punto è arrivata la risposta della direzione dell'ULS. Il nuovo primario di ortopedia verrà scelto il 16 febbraio. Le schede ospedaliere non prevedono l'attivazione di posti letto di lungo degenza. Per quanto riguarda la formazione del personale, al contrario di quanto affermato dagli uomini di Poletto, il budget è stato aumentato di circa 40.000 euro nel 2017 rispetto al 2016. Nel reparto di ortopedia sono state acquistate 3 nuove carrozzine e tutto il parco viene puntualmente mantenuto. A oggi, precisa poi la direzione dell'ULS, non è pervenuta alcuna proposta da parte dei gruppi di medici di medicina generale, pur informalmente sollecitati, per l'attivazione di forme di medicine di gruppo integrate nel territorio del comune di Bassano. Insomma, sono stati smentiti punto per punto. Questo sta a dimostrare la distanza che c'è tra chi fa la politica sul territorio e quanto accade in ospedale. Nell'attesa che il sindaco convochi nuovamente i sindaci del distretto per parlare seriamente del San Bassiano, consigliamo a chi vuole far polemiche di mirare meglio la prossima volta. Criticità nel nostro ospedale ci sono, inutile nasconderlo, ma non sono quelle sollevate in queste ore. La pressione serve, ma va fatta in maniera opportuna e mirata. Quindi ricaricare, puntare e sparare, magari beccandoci la prossima volta. E anche il nostro TG in aperta continua ad occuparsi sempre di sanità con il seguente quesito posto a voi telespettatori. Risorse e garanzie sul futuro dell'ospedale? Dove sono i sindaci? Scriveteci via sms, fax oppure email agli indirizzi che state vedendo in sovrimpressione. Siamo ora a Rossano Veneto, il sindaco è di nuovo in minoranza, ultimo atto oggi della delibera che dovrà definire il cambio di destinazione di alcune aree. Stasera finisce questo teatro della politica. Rossano Veneto è la delibera mai finita, fino ad oggi, perché il Comune sta per giungere gioco forza all'ultimo e decisivo atto, quello che di fatto delibererà il cambio di destinazione d'uso di alcuni terreni, ma sul quale è aperta una guerra politica che ha fatto perdere 2 battaglie al primo cittadino finito in minoranza. Di per sé la faccenda interessa 38 famiglie, 31 che vorrebbero edificare la casa per i figli o ampliare la propria e altre 7 famiglie che vorrebbero avere meno oneri da pagare su quei terreni ad oggi edificabili, ma di fatto incolti e a riposo. Da lunedì il sindaco cerca di far passare la delibera. Martedì, in seconda seduta, il numero legale non servirà e il Consiglio approverà a maggioranza. Tutto questo cancan mediatico, ma cancan anche a livello di paese, solo per far slittare di 7 giorni delle decisioni che comunque stasera verranno prese. È una brutta pagina della politica. I consiglieri Ganassin, Trevisan, Marcon non contestano il merito, ma il metodo. Io rassicuro i cittadini un'altra volta sul fatto che le procedure sono corrette. Chi ha steso questa variante ha i titoli per farlo. Parliamo ora del crack della Popolare. La Banca di Vicenza chiede la revoca dei patti di famiglia con i quali Zonin e soci hanno cercato di accantonare i loro patrimoni. Quel che è stato fin qui sequestrato è solo una goccia del mare. Affair Popolare di Vicenza. La banca ha fatto partire le prime azioni revocatorie verso gli ex vertici dopo che negli anni, a ridosso del crack dell'Istituto Berico, molti consiglieri, sindaci e manager si erano spogliati dei propri beni nel tentativo di sottrarli alle richieste risarcitorie della banca e dei soci. Nel mirino naturalmente anche The President Zonin e l'impero vitivinicolo ceduto ai figli. I commissari liquidatori puntano a ricostruire così l'integrità del patrimonio degli ex vertici per permettere alla liquidazione, in caso di vittoria nelle azioni di responsabilità e risarcitorie, di veder soddisfatte almeno in parte le proprie pretese. È poco,
Dovrebbero sequestrare anche loro. No, ormai la situazione è quella che si sa, quindi secondo me non cambierà nulla, perché alla fine cosa vuole? Anche l'indifferenza della gente ha fatto forte la casta, quindi non, alla fine è andata così. Perché al momento quanto sequestrato al presidentissimo, 346.000 euro, è soltanto una goccia nel mare dei suoi faraonici compensi. Non mi sequestra niente, perché tanto non... Troppo poco? Troppo niente, non troppo poco. È uno schifo. È uno schifo. Io sarei uno dei castigati da Zonin. 346.000 euro, stando ai calcoli del sindacato, sarebbero il 34% del milione abbondante di euro che Zonin invece ha incassato solo nel 2015 come ultimo stipendio in Popolari di Vicenza. Dunque davvero ben poca cosa. Bisogna mettersi il cuore in pace, insomma. Io sono molto pessimista. In Italia io sono molto pessimista. Permesso di dire delle parolacce? Preoccupazione ieri a Romano De Zelino per alcuni pezzi di cemento precipitati da un cavalcavia. Precipitano pezzi di cemento dal cavalcavia e a Romano scatta l'allarme. Attimi di preoccupazione nel tardo pomeriggio di ieri in via Pio X all'altezza del cavalcavia della tangenziale. Attorno alle 17.30 alcuni passanti hanno lanciato l'allarme ai carabinieri dopo aver notato diversi calcinacci a terra nella zona riservata al passaggio dei pedoni. Immediato è scattato il sopralluogo degli uomini dell'arma che hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici ANAS. Interdetta fin da subito la circolazione in via Pio X, il traffico è stato fatto deviare lungo le arterie secondarie dagli agenti del consorzio di polizia locale Nevi. Solo dopo le 19 gli esperti giunti da Vicenza sono saliti sull'autoscala per raggiungere la zona da cui si erano staccati i pezzi di cemento. Loro il compito di verificare la situazione ed effettuare una prima parziale operazione di bonifica. Stando alle prime informazioni, il distacco del cemento sarebbe stato provocato dalla presenza di un'ampia fessura nel viadotto causata da alcune infiltrazioni piovose. L'area, in parte transennata, è stata riaperta al traffico ben oltre le 20. Oggi nuovo sopralluogo dei tecnici ANAS, necessario per valutare con esattezza l'intervento di sistemazione della struttura. Incidente avvenuto questa mattina a Bassano, 2 le persone ferite. È di 2 donne ferite il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina all'incrocio tra via Cadolfin e via Cima a Bassano. Pare che all'origine dello scontro possa esserci una mancata precedenza. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Le 2 donne sono state condotte a San Bassiano in codice verde. Auto a fuoco questo pomeriggio davanti all'Ipertosano. La macchina, probabilmente per un cortocircuito, è stata divorata dalle fiamme. L'autista è riuscito a mettersi in salvo. Come state vedendo dall'immagine, i pompieri si sono impegnati nel tardo pomeriggio in Valle Santa Felicita a Romano per un incendio poi scoppiato nel bosco. Il rogo è tenuto sotto controllo e se dovesse avvicinarsi alle case, i vigili del fuoco sono pronti ad intervenire. Ora invece parliamo della trasmissione dei veneti schiacciati dalla crisi. Grande successo per la prima volta di lunedì della trasmissione Veneti Schiacciati. Quasi 100.000 telespettatori hanno seguito con passione le storie di chi sta lottando e affrontando con coraggio situazioni molto difficili. In studio Anna Maria Parisi e Mirella Tuzzato, che con tanti volontari aiuta ogni settimana migliaia di persone. Io prima ti ho proprio accompagnato, perché fai fatica anche a reggerti in piedi, perché hai questa malattia che è devastante anche la tua. Cosa vuoi chiedere? Cos'è che ti preoccupa più di tutto? Oltre alla malattia, il fatto di dovermi sottoporre costantemente a esami. Le testimonianze in studio, le storie e i servizi in esterna per raccontare realtà difficili borderline. Mi hanno poi rinnovato il contratto, adesso sono fatta la domanda dell'ASD e sto cercando di portare i curriculum per trovare lavoro. L'appuntamento è per i prossimi lunedì, in prima serata, su Rete Veneta. E allora, grazie a voi che siete stati in nostra compagnia, ci avete seguito fino a qui. Vi diamo appuntamento naturalmente a quando? Lunedì alle 21.15. Naturalmente, sempre Rete qui. Veneta, canale 18. E con il prossimo servizio vi presentiamo un'impresa che ha quasi dell'incredibile.
flusso da questo punto di vista. Lui è il bassanese Stefano Farronato, di professione arboricoltore, ma con una passione irrefrenabile per le avventure estreme. Quello vediamo nell'impresa portata a termine nel giugno del 2016 in Alaska, 666 miglia in solitaria in bicicletta. Ma quell'incredibile esperienza, che grazie alla regia di Paolo Dusi è diventata un documentario, non ha certo placato la fame di un'avventura di Stefano già pronto per quella che lui stesso ha definito una fredda follia. Il 27 gennaio Stefano partirà per il Canada per affrontare la Yukon Arctic. Torniamo sulla vicenda di Michele Favero, il venetista che dopo un tentativo di furto si scaglia contro i giudici che non tutelano chi si difende in casa propria. A febbraio ci sarà una nuova manifestazione a sostegno della legittima difesa. Guardi, io lo dico al giudice, voglio proprio essere ben inquadrato, io sparo per uccidere. Perché sta gente qua merita solo di andare al cimitero e basta. E siamo stanchi di subire queste aggressioni quando lo Stato è totalmente indifferente. Le parole di Michele Favero, venetista che attraverso i nostri microfoni ha denunciato l'ennesimo furto in abitazione compiuto all'interno del condominio dove abita a Curtaloro, hanno riacceso il dibattito sulla legittima difesa. I cittadini non si sentono tutelati e sentono la necessità di armarsi, racconta Favero ai nostri microfoni. Siamo delle vittime, ma veniamo trattati come se fossimo noi ladri. È una cosa assurda che noi stiamo diventando prigionieri dentro le nostre case e poi se dovessimo difenderci in qualche modo, rischiamo anche di andare in galera. Dopo il tentato furto ci sono danni da pagare, quelli delle finestre scassinate. E va bene, non basteranno 300 euro. E 300 euro per una famiglia che vive del proprio lavoro sono tanti soldi. Favero, insieme ai venetisti, il prossimo 7 febbraio sarà nuovamente in piazza a Padova per un corteo tra tribunale e estrazione per sostenere Walter Onichini, il macellaio di Legnaro che lo scorso dicembre venne condannato per aver sparato e ferito uno dei ladri entrati nella sua abitazione. Venite a manifestare quando facciamo le manifestazioni per Walter Onichini e dobbiamo essere in 100.000. Questi sono i problemi seri. Questi sono i danni che subiamo e sono danni pesanti, perché anche se sei assicurato non ti rimborsano nulla. E dopo anni di litigi con i vicini di casa vuole cambiare abitazione, ma prima scrive al sindaco. Ora il primo cittadino di Galliera vuole risolvere la situazione. Quando tra vicini si litiga capita a volte che il sindaco debba intervenire a fare da paciere. È accaduto a Galliera Veneta. Il sindaco Stefano Bonaldo ha convocato attorno a un tavolo un suo concittadino e i suoi vicini filippini insieme a vigili e carabinieri per porre fine a 10 anni di liti e tensioni. Al centro della contesa schiamazzi e rumori a tutte le ore del giorno, anche in quelle di riposo, il fumo provocato dai filippini quando cucinavano all'aperto. Esasperato, l'uomo residente a Galliera si è rivolto al sindaco con un'ultima lettera prima di trasferirsi in una nuova abitazione. Da qui la decisione del primo cittadino deciso a risolvere la situazione in modo pacifico e senza disagi. Efficientamento energetico a Campo San Piero. Vediamo di che si tratta. Nuovi lampioni LED in 11 vie del centro all'incrocio dell'ospedale di Campo San Piero, approvato dalla Giunta Comunale, il progetto di manutenzione straordinaria per il miglioramento energetico della pubblica amministrazione che prevede una spesa complessiva di 140.000 euro nel prossimo triennio. Obiettivo quello di contenere i costi energetici dell'illuminazione pubblica che subisce continui innalzamenti a causa dell'aumento dei costi dell'energia. Le lampade LED verranno posizionate anche nelle piazze con la sostituzione delle luci arancioni che oggi illuminano il centro di Campo San Piero. Servono risorse per i servizi sociali dell'Alta Padovana. I 28 sindaci dell'ex ULS 15 scrivono alla Regione. I primi cittadini dell'Alta Padovana uniti per salvaguardare i servizi sociali. L'incontro tra i primi cittadini del distretto 4 dell'USL 6 ha trattato il problema dell'aumento delle quote per la delega dei servizi sociali. Tutti e 28 i sindaci dell'ex USL 15 firmeranno un documento unitario proposto dal presidente Alessandro Bolis che entro giovedì sarà spedito alla regione e al direttore dell'USL 6 Euganea Domenico Scibetta. Nel documento c'è la richiesta urgente di un incontro. Bisogna trovare 4 milioni di euro per mantenere i livelli di assistenza sociosanitaria che sono stati giudicati 2 anni fa i migliori d'Italia. 21:20 torna all'attualità questa sera con Focus e il nostro direttore Luigi Baccaglia. Assieme a lui ci saranno anche Elena Donazzan, Sara Moretto, Erika Stefani, Erika Baldin, Vivian Moro e Sara Pasqualini. E anche voi telespettatori attraverso i vostri sms. Ora vediamo che tempo farà domani. Grazie dell'attenzione, una buona serata a tutti voi.
in cucina, scegli la genuinità dei prodotti del nostro territorio. Scegli la freschezza dei formaggi, dei salumi, della frutta e verdura, dei vini di Cherubin. Le previsioni per domani. Nella notte e fino al mattino qualche locale foschia o nebbie sulle zone meridionali della pianura. Poi cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, con qualche nube alta verso sera. Temperature senza variazioni di rilievo, salvo massime in aumento in quota e lieve calo delle minime nelle valli. Cherubin, sempre tante offerte da non perdere. Vi aspettiamo in via Gobbi a Bassano.